Quando dobbiamo descriverci, ci descriviamo dicendo io sono un artigiano. Non faccio l'artigiano, cioè io sono il mio lavoro. È questo che secondo me caratterizza le persone che apprendistato, lui era molto giovane, decide di mettersi per conto suo perché non aveva digerito un rimprovero molto severo che aveva ricevuto. All'inizio è andato da dei fornitori chiedendogli in prestito del materiale. Non sapeva come avrebbe fatto a restituire questo prestito, ma grazie al suo coraggio e grazie alla sua grinta è riuscito a cominciare a occuparsi di alcuni piccoli interventi di manutenzione che a loro volta poi sono diventati un pochettino più grandi. Quando ha cominciato a occuparsi di restauro di automobili storiche, ha avuto questa intuizione di ricostituire una squadra di personaggi validissimi che erano stati espulsi dalle aziende che nel circondario di Milano costruivano automobili fuori serie, ma che all'epoca ormai avevano chiuso. Fin da subito ha stretto un sodalizio fantastico con un grande battilastra della carrozzeria Touring, Stefano Bellini. Questo battilastra, ormai in età molto avanzata, aveva già più di 70 anni quando l'ha conosciuto mio papà, a quell'età ha deciso di ricominciare da capo e ha ricontattato i suoi vecchi fornitori, i suoi vecchi attrezzisti, i suoi vecchi discepoli e siamo riusciti, grazie alla sua collaborazione, a ricostituire una squadra di quelle che lavoravano presso queste grandi aziende. Faccio riferimento alla carrozzeria Touring, alla carrozzeria Zagato, Colli, Castagna, tutti i grandi marchi di carrozzieri milanesi che hanno fatto grande il settore dell'automobilismo nel mondo. Ricordo, tornando all'adolescenza, che non è facile innamorarsi di questo mestiere quando lavori su macchine che non sono le macchine che sogni tu in quel momento. Vedi delle auto forse un po' antiche, delle linee che non capisci subito. E secondo me uno dei segreti è proprio questo, cioè il fascino di queste auto ti viene rivelato lentamente mentre ci lavori. Al termine di ogni restauro, uno dei momenti più belli sicuramente è la soddisfazione finale nell'utilizzarle, eccetera, ma è anche davvero un saluto pesante quando la macchina parte e va magari in un altro continente. Molti pensano o ci chiedono cosa ci troviamo di così bello nel battere un foglio di lamiera. C'è la soddisfazione di creare,
che è assolutamente diversa dal riparare. Ricordo che uno dei momenti più belli della vita professionale di mio padre è stato quando l'ingegner Bianchi Anderloni, che noi avevamo chiamato per venire a farci una specie di consulenza sul buon esito di un intervento di lattoneria sul frontale di un Aston Martin DB5, mi ha passato le mani sul frontale dell'Aston Martin, si è rivolto a mio padre dicendo: sì, lo pane, era proprio così. In questo momento, anche ricordandolo, mi viene la pelle d'oca. Bianchi Anderloni ricordava delle informazioni tattili, cioè di come era fatta la macchina, perché loro riconoscevano le forme col tatto. E quindi si è rivolto a mio papà dandogli la sua approvazione, e mio papà se lo ricorda come se fosse oggi. Mi succede spesso di dover costruire una linea o una sagoma confinante con una piega, cioè degli spostamenti molto determinanti, cioè la piega e poi da qui parte il rotondo. Allora faccio degli esercizi, no? Allora ci ragiono su, sembra che parlo con la lamiera e mi accorgo che se sei tranquillo, che ci ragioni bene, la lamiera sembra che ti parla.